Donato, buongiorno a tutti. Non è facile intervenire dopo il professor Cresti, dopo Mark, ci provo. Che provo, eccola. E dunque, il mio intervento, come diceva Donato, sarà concentrato sui prodotti appropriati. Prodotti che hanno avuto nel corso di questo mese, ormai di questi ultimi anni, sempre maggiore interesse da parte degli investitori e dei professionisti della finanza. Motivo per cui questo interesse è aumentato non è difficile da capire. Gli interventi che mi hanno preceduto hanno messo in evidenza il fatto che l'economia è sempre più complicata e sempre più difficile dare una chiave di lettura a quello che succede sui mercati finanziari. Come già fatto vedere da parte di Florian per la parte obbligazionaria, allargo l'analisi a tutte le asset class, comunque la maggior parte delle asset class, quindi vediamo che la quasi totalità, anzi la totalità delle asset class a 6 mesi è negativa. Qui abbiamo cercato di far vedere graficamente che cosa è successo nell'ultimo periodo. Come vediamo, le barre blu ci fanno vedere quale percentuale di asset class è risultata negativa a 6 mesi. Vedete, nei cerchi, in particolare quello più recente, arriviamo alla totalità delle asset class che sono mosse insieme in modo negativo. Vedete che questo rende sempre più difficile da parte dell'investitore, ovviamente, organizzare il portafoglio, da parte del professionista, organizzare il proprio portafoglio per i propri investitori, e dall'altra parte diventa complicato andare a cercare di trovare quelle combinazioni di asset class che aiutino ad avere una stabilità, una costanza di performance. Nel nostro piccolo, chi ci conosce, chi conosce Raiffeisen, sa che la gestione multi-asset ormai una gestione consolidata all'interno della società, siamo partiti a gestire prodotti multi-asset nel 1983. All'interno della società convivono diversi prodotti. La prima slide ricordava un pochino il titolo della presentazione, che è l'evoluzione dei portafogli multi-asset. L'evoluzione in questo caso non sta a significare nascita di nuovi prodotti che rendono i precedenti obsoleti o non più adatti, ma piuttosto nascita di nuovi prodotti che vanno a completare le caratteristiche dei precedenti. In effetti questo è ciò che è accaduto, sta accadendo in Raiffeisen. Cominciamo nel 1987, dicevo, con un bilanciato tradizionale, il mercato globale 50-50 come allocazione strategica. Proseguiamo poi nel 2011-2012, questi sono i fondi sui quali andrò brevemente a concentrare l'attenzione in questo intervento. Magari già vi do una dichiarazione, ecco, l'ultimo particolare è quello della Mecate, e questo si muove, come vedete la foto con la figura che lo rappresenta è un camaleonte, è un prodotto che al contrario dei precedenti cerca di andare a trasformarsi in maniera molto rapida in funzione delle caratteristiche del mercato. Importante. Un altro elemento che magari vi invito ad osservare è effettivamente un anno di nascita bilancio dei diversi prodotti, 2008-2015. Tanto per non farti mancare nulla, abbiamo scelto sempre anni di partenza con una certa turbolenza sui mercati. Ecco, partendo dal bilanciato globale sostenibile, qui non spendo troppe parole, quello che magari come premessa, che vale per tutti, vi segnalo. La gestione multi-asset in Raiffeisen ha senso nel momento in cui privilegia la gestione attiva e l'estrema flessibilità nell'investimento. Al fianco di questi due elementi, di queste due caratteristiche che non possono mancare nella gestione di bilanciati di casa Raiffeisen, ciascun fondo poi va a privilegiare alcuni temi. Il tema che all'interno di questo prodotto, e qui abbiamo la sua performance, il suo track record assolutamente di livello, quindi superiore al 5% che parliamo dal 1986, con una volatilità che è tutto sommato rimasta contenuta. Ecco,
dicevo, da qualche tempo, ormai da tempo, il fondo ha inserito tra i fattori di selezione dei titoli nei quali va a investire, fattori di sostenibilità sociale e di responsabilità. Questo è un tema che ormai da qualche tempo sta caratterizzando il sistema finanziario, ma che detta di molti osservatori e anche dal nostro punto di vista sarà un catalizzatore di investimenti. Quando abbiamo visto prima, si diceva Donato, del movimento dei flussi finanziari, in questo caso noi vediamo che questo tema sia un tema in grado di condizionare, di sostenere i prezzi di quegli emittenti, di quelle realtà aziendali che rispetteranno questi principi e quindi un sostegno ai prezzi a favore delle performance. Molti di voi in questa sala conoscono il DAC Consortium, questo fondo bilanciato prudente, fondo che nasce come nella prima del 2001, fondo che fa della, anche in questo caso, flessibilità e gestione attiva due maschere della propria gestione. Quello che è punto però di partenza, quello che è l'obiettivo fondamentale di tutti i gestori della gestione di questo fondo è la stabilità della performance. Avevamo già proiettato in una slide simile in passato, in recenti workshop, quello che voglio evidenziare questa slide è che noi prendiamo dalla nascita del fondo a 15 anni, a 13 anni, a 12 anni, a 10 anni e via via così, vediamo che la performance su vari anni al fondo tende a stabilizzarsi intorno al 4-5%. Questo è l'obiettivo del fondo. È chiaro che il fondo e i fondi di gestione devono tenere in considerazione, devono ovviamente muoversi all'interno di mercati che possono non essere esattamente presenti. Ma questo è quello che è avvenuto nel corso di questi 15 anni e questo rimane l'obiettivo del fondo bilanciato prudente che, come vediamo, ha avuto una performance, eccola, del 4,90 su base annua dall'inizio, che si ora anche adesso ormai è quasi al 3% per quanto riguarda la performance da inizio anno, con una volatilità contenuta. Per fare questo, ripeto, gestione attiva e nel caso specifico applicazione e implementazione di alcune strategie ad hoc che vanno a lavorare sia sul fronte obbligazionario sia sul fronte azionario, e vedete che tendono a muoversi in maniera asimmetrica in termini di rischio rispetto a quanto sta accadendo in quella fase sul mercato. Gestione attiva, che dicevo prima, che non è solamente relativa alla relazione tra bond e azioni. Gestione attiva significa anche che all'interno delle singole asset class, quindi nel caso specifico obbligazionaria, il fondo di gestione dovrà cercare delle opportunità di performance dove queste si presentano. L'esempio che stiamo proiettando in questo caso è il fondo ha un riferimento strategico, 80% bond euro, nel caso specifico però cosa fa? Va a cercare sia a livello di paesi emittenti sviluppati, sia a livello di paesi emergenti, sia con rischio valuta e sia come rischio coperto, opportunità che si presentano sul mercato. Come dicevo, ovviamente gestione attiva significa anche andare ad allocare in maniera diversa a seconda delle fasi in obbligazioni e in azioni. Questo è un fondo che nella sua storia tipicamente si muove da un 5 ad un 38%. In questo momento siamo appena sopra il 10% in termini di allocazione in azioni. Questa è la fase invece, giusto per darvi un esempio di come il nostro fondo parte di agosto, dove il fondo è riuscito effettivamente in termini di performance a stabilizzare la performance in una fase particolarmente difficile, praticamente sia nei confronti ovviamente di tutte le azioni, di 11 azionari che hanno tracciato in maniera significativa, ma anche rispetto alla media della sua categoria di riferimento.
che ricordo è la categoria dei bilanciati prudenti. Per chi invece vuole inserire un pochino più di, diciamo, di tette all'interno del proprio portafoglio e allargare anche le asset class nelle quali è possibile investire, il fondo 337, anche in questo caso è un fondo piuttosto conosciuto da molti di voi, è un fondo che sicuramente si muove con un motore diverso rispetto ai precedenti, sia dal punto di vista della volatilità target, quindi qui stiamo andando a parlare di un fondo che si muove con un target di volatilità del 10% di variano, ma allarga anche l'orizzonte a nuove asset class, per esempio la tesla delle commodities o comunque in generale dei rischi dei rischi reali. In questo caso parliamo di un fondo che lavora ormai anche in questo caso da diversi anni sul mercato, che come molti di voi sapranno adotta un approccio che si chiama Reparity o approccio di parità del rischio. Questo fondo questo approccio, meglio, è stato negli ultimi anni anche oggetto di qualche critica. Noi confermiamo nuovamente quello che è il nostro credo nei confronti di questo approccio in funzione di due elementi. Il primo, l'analisi delle performance di un indice diciamo passivo che applica un motore di risparmio è enormemente più efficiente in termini di performance e di rischio di ammontare le durate, sia di natura puramente azionaria, sia di natura bilanciata, perché è specifico che abbiamo preso un 60-40, che è diciamo, la combinazione bond e equity che poi si avvicina in termini di target di volatilità. Come vedete, l'efficienza di una gestione con una modalità di parity è evidente. È chiaro che esistono fasi, e qui vi evidenzio alcune di queste, in cui il motore di parity può essere in difficoltà rispetto ad una gestione tradizionale. Questo slide vi fa vedere, uno, quello che è il valore aggiunto che questo genere di approccio ha dato fino ad oggi e che secondo loro può ancora dare. Due, il fatto che l'orizzonte temporale per valutare questo genere di approccio è un orizzonte sicuramente lungo. Secondo elemento che ci conforta nella conferma della bontà di questo approccio è la valutazione del nostro track record. Anche in questo caso, confrontando il track record in blu del nostro 337 dalla sua partenza del 2008, se confrontiamo l'andamento del fondo con un 60-40, vedete che la performance è superiore e che i valori di volatilità sono più contenuti. Ora, il punto vero di questa slide, l'elemento chiaro di questa slide, è questo riguardo, cioè il fatto di avere, a prescindere da quello che è successo, una struttura del rischio, e poi il concetto chiave di questo approccio, equidistribuita tra le diverse asset class che compongono la struttura di questo fondo. Questo è un elemento che consente in ultima istanza di andare a costruire un portafoglio e di andare ad acquistare asset class, anche in fasi in cui sono fortemente penalizzate dal mercato. E questo è il motivo per cui, per esempio, da alcune parti il fondo tenderà a dare segnali di essere un pochino statico, magari di entrare nei mercati in maniera più importante, ma dall'altra parte ad avere poi dei boost più importanti e quindi fare la differenza in termini di performance. Questo è ciò che sta accadendo in questi ultimi mesi al fondo. Il fondo, come molti di voi sapranno, si muove comunque più di gestione, che cosa fa? Va a fare una misurazione per andare e va ad inserire all'interno di una allocazione per rischio nel fondo diverse sub-asset class. Nel caso di refining queste sono duration, spread, rischi reali e azioni, e lo va a fare tendenzialmente in modo equilibrato. Solamente in un secondo momento questa
distribuzione di rischio viene tradotta in allocazione vera e propria in aree. Che cosa notiamo, che cosa abbiamo evidenziato? Due elementi. Il primo, questo fondo che si muove a leva, che fa parte della leva, è l'elemento fondante della propria gestione. Due, una locazione che è piuttosto importante proprio a Tesla, che fino adesso, anche semplicemente considerando gli interventi che mi hanno preceduto, non sono esattamente asset class per le quali a una settimana o un mese si vedono delle grandissime prospettive. Parlo di inflazione, parlo di commodity. Questo fondo, questa gestione, che cosa fa? Va a fare una valutazione di due generi. Una, ecodistribuzione del rischio. Due, premiare quelle asset class, quelle sub-asset class, che oggi hanno una performance attesa corretta per il rischio di interesse. Come vediamo, questo qua che ci viene fornito periodicamente dal nostro team di gestione, che ci dice che cosa? Che cosa oggi sul mercato risulta poco, molto poco, attrattivo o molto attrattivo. Vedete che abbiamo commodity e inflazioni insieme ad alcuni fatti dei paesi emergenti come le valute e i bond di valuta locale, diventano oggi molto attraenti dal punto di vista della performance attesa corretta per il rischio. Questo è il motivo per cui, ad esempio, all'interno del nostro portafoglio stiamo via via, ormai da qualche tempo, inserendo queste asset class. L'idea non è quella che tra una settimana queste scommesse saranno in premio, l'idea è che nel medio lungo termine queste scommesse andranno a premiare in maniera molto importante il portafoglio. D'altra parte, all'interno di oggi, questi movimenti, non dimentichiamo che il fondo dal 2008 fino a quando è partito ha fatto quasi il 60% di performance, e evidenziamo ancora una volta quello che è il contributo di alcune asset class, per esempio gli asset reali, che sono stati negli ultimi due anni e mezzo particolarmente penalizzati per la performance del fondo, ma ciononostante sono in costante incremento all'interno dell'allocazione, all'interno della dotazione di questo mondo ormai da qualche tempo. Vediamo infine all'ultimo nato di casa Raiffeisen, come si chiama Reali Casset. Come vi dicevo, l'immagine che una figura nel camaleonte, quindi una domanda che era di trasformarsi in maniera molto rapida in funzione di quelle che sono le sue esigenze legate al mondo più costante. Questo in effetti è quanto fa il fondo. Come nasce da due elementi fondamentalmente. Il primo, osservazione del mercato. Il mercato ci ha fatto vedere negli ultimi anni che le singole asset class, dobbiamo prendere in considerazione su asset class, commodities, cambi, azioni americane, fondi euro, risultano di anno in anno, usando magari la migliore performance, l'anno dopo il mezzo, l'anno dopo la peggiore performance, quindi registrano questo genere di dati. Quindi l'idea di fondo è che la estrema flessibilità e dinamicità nella gestione dei soldi degli altri può dare un valore aggiunto. Quello che è stato fatto da parte di Raiffeisen è stato ormai nel 2008, quando già erano chiari questi segnali, inserire una strategia di questo genere all'interno della gestione più complessa e più completa dei nostri fondi di lancio. Quindi la strategia è in vita dal 2008. Strategia che ha visto nel 2013 nascere un vero e proprio fondo di natura istituzionale, che si chiama Best Momentum. Nel 2015 abbiamo lanciato il fondo Dynamic Asset. Come nelle migliori tradizioni Raiffeisen, il lancio è venuto in un periodo particolarmente turbolento, quindi da aprile del 2015 di quest'anno. Questo fondo che cresce a livello globale in 42 indici, sia azionari che degli azionari, commodities, eccetera. In questo periodo la media della performance di questi 42 indici è stato quasi meno 9%.
il fondo si è in realtà molto ben difeso, però all'interno della situazione che 40 di questi 42 ci sono stati negativi. Cosa ha fatto questo fondo? Questo fondo si va a muovere in maniera molto flessibile, molto dinamica, molto veloce all'interno di questi 5 ambiti: azioni del 0,50, obbligazioni del 0,5, materie prime da 0,20, valute da 0,30 e cash da 0,100. In questo caso vi propongo la performance del momento in cui il prodotto che ha un tassetto più lungo che è quello tradizionale partito nel 2013, poi il 8% si base annua dalla sua partenza nel novembre 2013. Il fondo si muove, come vediamo da questa slide, in maniera molto molto dinamica. È uno strumento che è in grado di passare da 40 a quasi 0% in giro di, si vede meglio nella slide successiva, però nel giro di un periodo molto molto breve, e in questo modo di avere potenzialmente strutture di cash all'interno del proprio asset anche pari al 100%. Nel caso specifico vediamo che ad esempio la quota cash del fondo era intorno al 20% a inizio di agosto, nel periodo di 4 settimane diventa pari allo 0. Quindi il fatto di essere dinamici è un elemento importante di questo fondo. Questo fondo di base non si muove in maniera contraria rispetto al mercato. È bene sottolineare. Quindi il team, attraverso i suoi strumenti anche di natura quantitativa e scientifica, quali asset class nell'ultimo periodo si stanno muovendo con una forza relativa più importante e quindi più promettente per il futuro, e di conseguenza va ad accumulare posizioni all'interno di queste asset class. Riassumendo, quindi il fondo è un fondo relativamente nuovo come lancio aprile del 2015, con una storia che però ormai risale al 2008 come gestione della strategia, dal 2013 come fondo vero e proprio. È un fondo che si basa su una allocazione estremamente flessibile e che investe a livello globale. L'utilizzo degli strumenti contestanti è da privilegiare, gli strumenti passivi, per dire, non è quello di andare a cogliere ansia, ma di andare a prendere quel trend dei momenti di mercato validi per determinate asset class, e l'orizzonte di investimento, naturalmente a quello che avviene spesso all'interno dei prodotti marcia, da parte del gestore, è un orizzonte di breve periodo, quindi qualche assumere posizioni che in realtà hanno un periodo di riferimento di una settimana di 10 giorni. Ecco, con questo io ho terminato il mio intervento, lascio di nuovo la parola a Donato e vi ringrazio.